Finalmente si può provare Tekken 8! Ah raga, lo stavo aspettando veramente da troppo tempo sto gioco. E da oggi i possessori di PS5 possono scaricare la demo. Per farvi capire quanto io ami Tekken e secondo me sia uno dei picchiaduro migliori di sempre, ho fatto anche un video sul canale dove racconto la storia di Tekken 1 a modo mio, quindi in modo un po' trash, un po' comico. Sparato una civile stronzate. Ve lascio il video in descrizione. Ma oggi, nerdaccioni, sì, finalmente si può provare la demo di Tekken, raga. Non sapete quanto sto in app e quanto ho voglia di giocarlo. Sicuramente quando uscirà faremo tante live, tanti video, tante cose al riguardo. Detto ciò, non vi rubo più tempo e iniziamo subito a vedere nel dettaglio com'è il gameplay di Tekken 8. Ah, un inizio così bello silenzioso con questa musica... Cioè, con questo sottofondo del tipo... Mo se fa pizze. Ammazza che quattaggine. Mi piace. Pure l'occhio rosso, accettiamo tutto, ti do pure i miei genitali. Il gioco salvataggio automatico, questo va bene, tutte icone, va bene. Ok. Ok, storia, risveglio dell'oscurità. Che cosa possiamo fare? Perché poi, raga, io ho visto anche che finalmente hanno rimesso il Tekken Ball. Cioè, dire totale è dir poco. Sto troppo hype, raga. Allora, vediamo, storia. Offline, online, personalizzazione, replay. Vediamo, vabbè, dai, vediamo un po' la storia, dai. Se possiamo farla. Stile speciale. Combo dei due personaggi. No, vabbè, vabbè, non voglio cagarmi troppo. Vale, attivare lo stile speciale, può attivarlo e disattivarlo. Ok, vabbè, dai, proviamo tutto. Ti do tutto. Ah, scopri la saga di Mishima fino a Tekken 7 con i filmati riassuntivi. Questo me lo tengo per un altro video, va. Questo me lo tengo per un altro video. E facciamo media, dai, iniziamo con media. Poi andremo subito a difficile. Questo gioco, raga, io vorrei padroneggiarlo al 100%. Perché, vabbè, Tekken... mi ero sempre incastrato a scoprire le hit combo 10 di un po' tutti i personaggi. E... che vedevo di... Iniziamo a vedere, va. Stiamo se zitti. ラス司令、まもなくオペレーションライトニングを開始します。三島兵八が消えてから半年、ようやく掴んだチャンスだ。ああ、今日こそ世界の敵を撃つ。全てはあいつにかかっている。 Kazuya! Che quattaggine! Totale! Scegli te lancio una moto. Se vede che la motorizzazione non gli ha accettata. Kazuya! お前の存在が世界に争いを抜かせ。その戦争を始めたのは貴様だろう。全てはデビルの血を根絶するためだ。貴様は自分自身すら否定するか。愚かだ風間陣、黙れ。 E si inizia subito, ma che figata, vai! Tacci tua!
Io Jin ero un po' una sega a usarlo. Mossa speciale? Che è molto facilitato. Che cazzo devo fare? Ok, non mi aspettavo un quick time event. È decisamente facilitato, troppo. Vediamo un po', vediamo un po'. Aspetta, no, voglio vedere un attimo le mosse, elenco mosse, vediamo un po'. Attivazione hit, X quadrato, durante la parata, che okay, perché sì, premendo tipo quadrato, 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 triangolo, 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 ti fa una serie di combo infinite. Forse quella era lo special che dicevano. In teoria... Ok, vabbè, dai, vediamo. Mamma, che tramba! Beh, l'hanno fatto molto epico, eh! Ma puoi fare le trasformazioni? Vediamo le prese come so. Ok, classiche. E la Madonna. Sta degenerando totalmente. Cioè, col mio personaggio preferito, Paul Phoenix, dove cazzo andiamo contro questi? Cioè, hanno aumentato il livello epicità, tipo per 1000. Devastante. Lotta tra demoni. Che cazzo devo fare? Mortacci, va a trambare, è malato.
culo! Lascio rimbarzare come... Aia! Madonna mia! Aia, c'è soppiatante di quelle pizze! No, non va bene. Cos'è Rage, cazzo? Facciamo il Rage, cazzo! Rage, cazzo! No, l'ho lisciato! No, sto rosica come una scimmia che non gli danno la banana! Bastardo! Fame e spacco! No, è mo... Ok. Dai, Jin! Mamma mia! Ma porca puttana! Devastante! Ogri. Ah, ci hanno mannato proprio... Ah no, un'altra scena, ok. Pensavo ci ha mannato... L'hanno strutturato... Strano, si sono incastrati un botto sulla storia. Admiral, a few city blocks have been lost. The top brass has given us attack orders. C'est inutile, ignorez ça. Reben... Donnez la priorité au sauvetage des survivants. Ognuno parla come gli pare. Vabbè. Chissà se Claudio parla l'italiano. Tel que vous êtes vraiment. Ah, ok, sempre lui. この世界を牛耳っているのは自ら戦うことを忘れた弱者どもだ臆病者が作った世界やルールになぜおとなしく従うバカバカしい目を覚ますがいいくだらぬ世界のルールを 俺が書き換えてやる。あの部隊との通信途絶。軍事衛星が次々と撃墜されています。俺が支配する世界で生きる資格があるのは力を示せる者だけだ。 Ha sbroccato forte Kazuya. The King of Iron Fist Tournament no kaisai o sengen suru. Tsuyuki mono wa tournament ni tsudoe.
この俺の拳で栄光を勝ち取るがいい。ただし力は示せぬ弱者は国ごと消えてもらうことになる。さあ全人類よ、世界を闘争で満たせ。 Cazzo sei? Ah. Questo è Azazel, quello dei Tekken 6. Cioè, sembrava. Forse no, forse mi sbaglio, non lo so. Boh. Ma vediamo. Che figo però, raga. Cioè, la modalità storia si sono impegnati un botto. Cioè, hanno voluto proprio fare un cambio. Un cambio totale. Cioè, non è più un semplice picchiaduro. Chi è questo? Questo è uno nuovo, un personaggio nuovo. Che bomba, raga, che bomba! Grazie per il gioco, ma grazie a te, Tekkenotto. Voglio tirare questa modalità nella versione completa del gioco. Nel gioco completo ci saranno 32 lottatori giocabili. Bello! Quindi senza DLC, mi stai dicendo. Preparati per il Tekken più grande e migliore mai creato. No, me lo compro fisico. Non mi compro digitale. Regà, che vedevo di Tekken 8? È una bomba. È una bomba. Fantastico. Preparatevi perché farò tantissimi altri video al riguardo. E poi vedremo la modalità arcade. E regà, cioè, non lo so. Fatemi sapere voi che ne pensate. Cioè, io non vedo l'ora che esca, lo voglio già, lo voglio già. E dai, nerdaccioni, dall'Osteria dei Nerd è tutto, un saluto!